benvenuti a Piazza Robur, questa nuova puntata con un ospite di eccezione, Lorenzo Mulinacci, presidente del Senacrebi Fedelissimi, ma insomma comunque lui incarna la tifoseria attiva più di ogni altro e quindi lo ringraziamo di essere con noi. Allora, Lorenzo, cioè questa partita di lunedì è stato un pareggio casalingo e come altre volte è successo ha suonato, non dico come una sconfitta, però diciamo, non ha, ha generato comunque malumore, perché 5 minuti dalla fine, golletto preso così da una punizione a 60 metri, no? Cosa a caldo, cioè a caldo, a freddo, perché ormai è giovedì, ma... Diciamo che nonostante nel secondo tempo non ci sia stato un tiro in porta da parte di entrambe le squadre, ci si era fatto un po' la bocca, perché guardando il cronometro ormai mancava 4 minuti alla fine e insomma io perlomeno ci avevo fatto la bocca nel portare a casa una vittoria che ti avrebbe fatto andare a fare un bel balzo in classifica andando terzi da soli, e invece l'ennesimo pareggio. Davvero? Purtroppo quest'anno non è andata in questa maniera, perché 6 punti che ha il Siena in classifica, che comunque è, se si esclude il Monza è fuori categoria, e il Pontedera ha trovato l'annata magica. Poi il resto siamo tutti lì nel giro di 1-2 punti. Sì, sì, assolutamente. Quindi io dico, però, se questi punti che il Siena ha, che poi come dice dal canto sono quelli che si merita, perché poi la realtà è questa, e se lo dice lui, se lo dice lui fossero arrivati in maniera diversa, come magari è successo l'anno scorso, e pur avendo gli stessi punti magari c'era meno polemica, perché in casa si vinceva di più, magari perdevi di più in trasferta, invece quest'anno in casa hai perso, mi sembra, 5 partite, ne hai vinte solo 2 e poi l'altro l'hai pareggiata, insomma, a vedere l'ennesimo pareggio arrivato nei minuti di finale, la gente insomma è uscita giustamente con l'amaro in bocca e un po' di rassegnazione. Noi ci facciamo del male, tra virgolette, e ci andiamo anche a rivedere questi highlights, se almeno ci rinfreschiamo la memoria. Vediamoci gli highlights dell'ultima gara. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. La Robur torna al rastrello e lo fa dopo la lunga sosta natalizia, che è stata utile per il recupero di Lombardo ed anche, se non appieno della condizione, di quella di Cesarini. Di fronte c'è la Juve Under 23, l'eterna incognita, capace di grandi prestazioni ma anche di gravi momenti di distrazione. Del Canto propone un 4-3-1-2 con Zerotti che ritorna per la prima volta al suo ruolo originale. Risponde Pecchia con un 4-4-2 che può trasformarsi in un 4-2-4 molto offensivo. Grande possesso palla della Robur nella prima parte del primo tempo, dove si rende pericolosa con Da Silva al decimo minuto con un gran tiro che esce non lontano dall'incrocio dei pali. 10 minuti più tardi Vassallo serve bene Serrotti che prova ad impensierire Loria, ma il tiro è centrale. Poco dopo break di Da Silva che serve ancora a Serrotti, il numero 8 bianconero ci riprova, questa volta col sinistro, ma la palla è facile preda del portiere. Al 26esimo la Juve si fa sotto, il numero 10 Beltrame entra in area, si difende da Baroni e serve Zanimacchia che colpisce il palo. Sulla ribattuta la palla finisce ancora a Beltrame che sbaglia un gol clamoroso. A questo punto entra in ballo una delle più classiche leggi del calcio, il suo capovolgimento di fronte ancora da Silva, si incunea bene e prova un tiro dalla distanza. Letteralmente incredibile l'errore del portiere della Juve Loria, Robur in vantaggio, forse con il suo uomo migliore fino a questo momento. Chiude il tempo in controllo, al 40esimo Lombardo scaglia un gran tiro che viene deviato in angolo. Al 61esimo Dauria colpisce male di testa indirizzando la palla fuori dallo specchio e vanificando un gol che poteva chiudere la gara. Qualche minuto dopo bel cross di Zanimacchia, Portanova ci prova ma la palla finisce alta sulla traversa. Dopo
20 minuti di noia con una Juve che guadagna un po' di terreno, si arriva al minuto 85esimo quando gli ospiti battono una punizione da molto lontano. La palla, anche abbastanza lenta, spiove in area dove la difesa bianconera si fa sorprendere da Mulè che spizza sul secondo palo per raccorrente Touré che insacca con facilità. La posizione del giocatore al momento della deviazione di Mulè porta con sé dei dubbi, ma sarebbe stata una chiamata molto difficile per il guardarine. La Robur si riversa in attacco all'87esimo in Guidione ad avere una ghiotta occasione, ma non si fa trovare pronto su un perfetto invito di Vassallo. La Juve sfiora anche il vantaggio su punizione, poi ancora bianconeri fino all'ultimo secondo. Poi il signor Marco Monaldi decide che può bastare e fisca la fine. Ennesima occasione sfumata per la Robur, terzo posto svanito ed ora due gare in 10 giorni, Carrara e Olbia, per ritrovare la vittoria. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Giustamente Lorenzo facevi notare come negli highlights nel secondo tempo ci sia solo il gol, no? Veramente è stata una partita di una noia nel secondo tempo mortale, no? Se non c'era la tensione per il fatto che il Siena stava vincendo e quindi se eri in apprensione perché per il risultato veramente è stata, cioè non c'è stato veramente niente di significativo, niente. Se non il gol, forse si rivedeva anche ora in sospetto fuori gioco, perché sì, quando il 13 tocca, certo, la spizza la palla di testa probabilmente Touré è in fuori gioco, però chiamata complessa per la Serie C, insomma a volte non riescono a vedere cose ben più evidenti, quindi nell'occasione del gol della Juve sicuramente ci poteva stare, però così tutto sommato dobbiamo dire che la Juve se l'è anche un po' meritato questo pareggio, perché comunque nel secondo tempo è vero non ha impegnato con Fente in modo importante, però ci ha fatto arretrare un bel po', questo poi insomma alla fine. Sì, ha controllato la partita lei, noi ci siamo difesi, non hanno creato niente, però diciamo il pallino del gioco l'hanno quasi sempre avuto loro. E poi alla fine l'abbiamo vista ora, la vera grande occasione della partita l'hanno avuta loro, anzi doppia occasione, perché prima Zanimacchia prende il palo e poi questo gol sbagliato incredibile, cioè veramente non ho mai visto sbagliare un gol del genere. Comunque era andata bene perché insomma è un portiere veramente. Comunque dopo la gara ha parlato anche Ciccio Vassallo, e non ha potuto fare a meno di farsi ammonire, tra l'altro per una cosa veramente assurda, cioè per aver allontanato il pallone in una fase anche abbastanza strana di gioco, però si è preso il giallo e quindi non sarà a Carrara. Comunque nel dopogara ha parlato e ha detto delle cose anche interessanti, sentiamo Vassallo. Vi racconto una storia, sempre stessa storia, quest'anno sembrano sempre stesse storie, non lo so, nel senso sono un po' dispiaciuto perché secondo me abbiamo iniziato bene la partita, forse abbiamo incontrato una delle squadre più difficili da incontrare dopo la sosta, perché sono tecnicamente sono una squadra molto forte, forse secondo me una delle più forti del campionato, poi ovviamente peccano un po' di esperienza perché sono tanti ragazzini e quindi ti possono concedere qualcosa, quindi diciamo che siamo partiti bene, abbiamo fatto un gran primo tempo per quanto mi riguarda. Secondo tempo ci siamo un po' abbassati, non so se siamo calati un po' fisicamente o comunque inconsciamente ci siamo abbassati e quindi eravamo sotto pressione, però non abbiamo mai rischiato chissà che cosa, poi magari ho visto un'altra partita, non lo so, e quindi poi dispiace ovviamente prendere un gol perché come ben sapete un gol, cioè da 1-0 a 1-1, 3 punti a un punto cambia tanto, cambiano tante cose. No, deprimente, però è brutto quando c'hai dall'inizio della partita ogni passaggio che sbagli, la gente inizia a fischiare, è brutto perché comunque magari c'è qualche ragazzo che può sentire di più la pressione rispetto a altri e può andare subito in difficoltà, però queste non sono, nel senso io su questo non voglio mettere bocca, ognuno è libero di fare quello che vuole, se i tifosi in questo momento si sentono di fare così avranno i loro motivi, quindi su questo non metto bocca, noi cerchiamo di dare il massimo, poi se le partite non le vinciamo evidentemente non siamo talmente bravi da vincere. È vero, le diceva Sallo, insomma, se non vinci le partite, però è anche vero i tifosi, insomma, cioè alla fine devono fare, cioè
salti di gioia. Poi i ragazzi sono sensibili, vabbè, ma insomma hanno scelto di fare i calciatori professionisti. Le piazze calde sono altre, invece lunedì era anche parecchio freddo. Sì, in realtà sì, questo può essere la protesta della curva e tutto. Sì, no, vabbè, si sa che la Juve Under 23 si porta dietro questa sorta di situazioni. Ormai in quasi tutte le piazze i tifosi organizzati preferiscono snobbare, ma poi insomma il motivo di queste squadre B non si riesce a capire, no? Perché poi dal canto l'altra volta ci fece chiarì un po' la situazione, magari non ci avevo pensato anch'io in effetti, cioè come fa a progredire un progetto del genere quando poi nel Siena stesso, ma tutte le squadre di Serie C ci sono dai 4 ai 6 agli 8, a volte anche di più, prestiti da squadre di Serie A, no? Allora se le squadre di Serie A che fanno questo, ricordiamo il Siena ce n'ha un paio del Chievo, uno dell'Atalanta, ora non mi ricordo l'anno scorso gli Ozzi, Sassuolo, e anche Cianci, Sassuolo, quindi se poi le squadre di Serie A fanno la seconda squadra in Lega Pro, questi prestiti non arrivano più alle squadre, no? Perché giocano nelle rispettive squadre, quindi poi si creerebbe un problema, cioè se te oggi la rosa del Siena togli i giocatori in prestito da là, hai dei problemi di titolari proprio, no? Secondo me il progetto delle squadre B in Serie C non ha una logica, potrebbe avere una logica in Serie B, perché Serie B, sì. A quel punto lì è come dire una squadra in cui le grandi squadre di Serie A mandano a farsi le ossa, se però un giocatore fa benissimo in Serie B vuol dire che è pronto per la Serie A. Ma se un giocatore fa bene in Serie C non significa che sia pronto per la Serie A, quindi non ha senso. In più te ti ritrovi una squadra che non ha una città, non ha pubblico, in più che può vincere il campionato ma non può retrocedere. O e comunque, secondo me insomma, il campionato si falsa in questo senso. Direi di sì, l'approccio delle gare infatti di questa compagine è sempre abbastanza strano, fa risultati molto altalenanti, insomma non avere un obiettivo poi alla fine vero e proprio, no? Genera una problematica, insomma, perché squadre rivoluzionate con giocatori che pagano milioni di euro e che mandano a giocare in Serie C, senza voce. Ci sono giocatori completamente fuori categoria, infatti pensiamo a Mota Carvalho, Touré, Zani Macchia, che è un esterno molto forte in Lega Pro, non so cosa ci faccia, però insomma si sa che loro stanno lì, magari aspettano quella famosa telefonata, no? Sì. Dice ma allora preferiscono, e poi comunque almeno che io sappia i contratti sono interessanti, quindi insomma alla fine c'è anche un discorso economico, perché poi quello che conta più di tutti nelle scelte dei giocatori è quello, no? Cioè quanti soldi prendono, insomma l'abbiamo visto, per dire Cianci addirittura ha rifiutato, almeno così si dice, così sembra, la Serie B in una neopromossa pur di andare a Teramo dove guadagnava di più, quindi insomma è finita la prima parte di Piazza Robur, andiamo in pubblicità e torniamo per la seconda parte. Eccoci qua per la seconda parte e anche noi ci adeguiamo al mainstream, diciamo, sportivo senese e parliamo un po' di mercato, no? Allora, notizia dell'ultima ora, De Santis è andato alla Viterbese, quindi a questo punto siamo a ben 4 uscite, quindi insomma le famose uscite necessarie per poter fare un po' di mercato in entrata, direi che sono notevoli, perché Varga, Polidori, Bentivoglio e De Santis hanno tutti cambiato casacca, no? Tra l'altro facevamo la riflessione di come i due acquisti principali dell'estate siano stati ceduti a gennaio, vabbè, succede. Poi c'è qualche voce dalla Robur su Brunori, ma mi sembra su Brunori ci sono un po' tante voci, perché c'è anche quella della Juve che lo metterebbe nell'Under 23 appunto, e poi qui, e poi insomma concorrenza. Maira è al lavoro, diciamo così, e il suo lavoro potrebbe portare anche dei frutti, però chiaramente per far sì che poi un giocatore venga a Siena ci vuole anche la volontà della società importante che metta nero su bianco, insomma, perché si sa che il direttore sportivo i soldi non sono suoi, no? Quindi come possiamo commentare questa fase di mercato che ci si aspettava più, però insomma le uscite Allora innanzitutto partiamo da quest'estate, quando se ti ritrovi con 30 giocatori in rosa vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. Sono più da settimana bianca, sono numeri da settimana bianca. Quando 30 giocatori in rosa per una squadra di Serie C, quando secondo me con 18 giocatori saresti a posto, te ne ritrovi 30, significa che te paghi 10 stipendi in più rispetto a quello che devi fare. Quindi
giustamente, quando si dice che a gennaio prima bisogna cedere perlomeno i 5 giocatori prima di pensare di prenderne altri, è giusto il discorso, che sennò se poi non le vendi, quasi ci siamo, siamo a 4. Appunto, se poi non le vendi ti ritrovi con una rosa di 35 giocatori. Ma anche quest'estate, devo dire io, se te c'hai in un ruolo rioperto prima di prendere un altro giocatore, certo, aspetta e dallo via, se no non lo prendi, no? No, però detto questo, come ha detto te, adesso siamo a 4. Un po' di più Setola, che insomma sembra essere ambito. Sembravata, Brumat, ormai c'è rimasto Setola e Brumat. Quindi secondo me ora bisogna cominciare a parlare anche di qualche arrivo. Certo. Soprattutto, io avevo detto prima del mercato, il mercato è semplice, la parte più difficile è cedere, che te devi dare via 5 giocatori e prenderne uno, magari sì, buono, però uno. E quindi se gli stipendi che ti hai risparmiato le investi su uno stipendio da prendere nel reparto avanzato, cioè è capace che risparmi anche dei soldi. Se poi ci fosse la possibilità di poter cambiare un centrocampista, e quindi qui parlo di cambio, certo, un centrocampista attuale con uno con caratteristiche diverse, magari un centrocampista un pochino più fisico che si mette davanti alla difesa e fa girare un po' la squadra, perché i centrocampisti nostri sono tutti bravissimi, però escluso da Silva sono tutti un simili, po' piccolini poi. Quindi, anche. Ma questa è un'opzione secondaria. Ora l'opzione primaria è quella che deve arrivare un attaccante, possa essere l'alternativa a Guidone, oppure anche giocare insieme se si ritorna a fare un altro modo, o anche l'alternativa a Cesarini quando è indisponibile, l'alternativa appunto, a Cesarini, no? Se no noi siamo Cesarini dipendenti, sì, ma lo mancato siamo... Cesarini, noi si è perso a Novara e si è pareggiato quando non c'è il mago sono a morto. Poi anche negli altri reparti direi è vero, è partito Varga, ma insomma c'è una certa abbondanza, anche se il mister non ne fa uso di solito di questa abbondanza di centrali, no? Abbiamo Romagnoli ormai da tantissime partite fuori, non sembra essere nell'occhio del mister, e anche Buschiazzo l'abbiamo visto a pezzi e bocconi, quindi insomma, però lì ci sarebbero delle alternative, almeno i tifosi lo chiedono, anche ormai è diventato questo di D'Ambrosio, è diventato un po' una specie di refrain, no? Però Dario, quando te vai allo stadio e guardi le partite, vedi che comunque D'Ambrosio, che è un bravissimo ragazzo, una brava persona e tutto, però in questo momento potrebbe aver bisogno di rifiatare. Perché qua sente la critica, sente, certo, il brusio, che te quando vai in campo certo, e fai degli errori, questo anche per motivare chi invece sta in panchina, perché certo, chi sta in panchina si allena benissimo tutta la settimana, poi vede che chi gioca magari in questo momento avrebbe bisogno di un turno di riposo, così, perché ha delle difficoltà, però gioca comunque, poi perdi anche lo stimolo nell'andare poi la settimana a allenarti. È ora vero, c'è anche tre partite in una settimana, sì. È l'occasione di fare un po' di turnover, proviamo a far giocare Buschiazzo o Romagnoli a posto di D'Ambrosio facendolo rifiatare un certo, pochino. Certo, certo, e poi molto giusto anche quello che ha detto te del centrocampista, che sarebbe necessario, perché alla fine forse la variabile sul centrocampo sarebbe dovuta essere Bentivoglio, no? Che ha caratteristiche fisiche appunto molto diverse sia da Arrigoni che da Gerli eccetera, e anche da Serrotti, anche se poi Serrotti abbiamo visto che ora è tornato almeno per la partita con la Juventus Under 23 nel suo ruolo originale per la prima volta, quello che faceva Arezzo con mister D'Acanto, ovvero trequartista proprio puro, quasi insomma, e non ha fatto male anche lui nel primo tempo. Poi nel secondo tempo, ragazzi, questa partita si è spenta come una bandiera. Anche calati fisicamente. Sì, direi proprio di sì, direi proprio di sì. Questo l'hanno ammesso anche in sala stampa i vari protagonisti. L'ha detto anche Picchia. Quindi, insomma, ha detto che dopo le vacanze, insomma, è più difficile. Non lo so, questo è un mistero italiano. Sono mai riuscito a capire. Comunque, ieri ha parlato il nostro gioiellino di centrocampo Fabio Gerli. Andiamo a sentirci il primo pezzetto della sua intervista di ieri. Secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo trovato sì forse il gol del vantaggio un po' fortunoso, ma comunque a mio avviso meritatamente. Secondo tempo forse siamo andati un po' troppo magari in gestione, abbiamo a mio avviso sofferto poco e niente fino all'85esimo. Poi dopo abbiamo preso questo gol che non so se chiamarla una disattenzione, siamo un po' addormentati e abbiamo preso questo gol del pareggio che sicuramente ci ha portato via
due punti importanti. La prima partita dopo la sosta comunque è normale non essere brillanti 90 minuti, sono visti comunque sono stati risultati strani, guarda ad esempio nel girone C la Regina ha perso che non aveva mai perso. Ci sta la prima partita che incontri delle difficoltà fisiche durante il secondo tempo, però anche merito loro che comunque hanno guadagnato campo, hanno spinto parecchio. Però come ho detto precedentemente, secondo me fino all'85esimo abbiamo sofferto poco e niente, ci stava abbassarsi perché comunque loro è una squadra che davanti ha qualità. Perché nel momento in cui dobbiamo fare i punti pesanti comunque non riusciamo a fare i tre punti o comunque a portare a casa un risultato importante. Sicuramente dobbiamo crescere da quel punto di vista perché comunque se vogliamo lottare per le zone alte della classifica, momenti in cui le altre squadre perdono punti noi dobbiamo approfittare. E fino adesso non ne abbiamo approfittato. Facciamo spesso delle ottime partite, ma i risultati spesso ci condannano, secondo me. Vabbè, anche Vigelli, il solito punto di vista del dopogara, anche lui il primo tempo, eccetera, eccetera. Questo fatto di, anche lui ha citato la ripresa, questo fatto di essere arretrati può essere una lettura. Certo, le vacanze le hanno fatte tutti, sono fatte anche la Juventus. Sì, è vero, sì. Che come diceva Sanno, magari sono ragazzini, non vedevano l'ora di ricominciare, non lo so. Io poi vorrei vedere poi se tutto questo è vero, no? Ma se c'è questa atmosfera tra la Juventus sì, Under 23. No? Quello che noto è che i giocatori quando fanno le interviste o nel fine partita o a metà settimana, chiunque vada dicono sempre le stesse cose. Devi leggere tra le righe, infatti se la regia ci manda il quadro di Gerli, perché poi uno le legge, trova magari una cosa, un appiglio dove ci si può, insomma, ecco, dice a Carrara dovremmo essere bravi a sfruttare le occasioni e a fare una partita difensiva perfetta. Questo lascia intendere che anche all'interno della squadra, insomma, ci si sia un po' accorti di questo problema. Anche perché si dice che è vero il problema del Siena all'attacco. Il problema del Siena all'attacco perché per vincere le partite devi fare due gol, perché uno lo prende uno quasi lo prende sempre di sicuro, e a volte potrebbe non bastare. Tipo, per esempio, fuori casa con la Juventus al 23 non bastò vincere 2-0 alla fine del primo tempo, poi dovemmo fare questo gol al 94esimo su questo rigore che ci concessero, no? Insomma, il Siena che ha fatto le partite e ha vinto in trasferta, mi ricordo l'ultima volta che io ho visto giocare un bel Siena, una grande partita, è stata Alessandria. Poi Alessandria, sì. Ci siamo un po' spinti. C'era proprio la sensazione, spinti. Però per dire anche con la Giana, no? Eravamo andati in vantaggio e poi comunque prendemmo il pareggio, sembrava ormai la partita, poi alla fine riuscimmo a segnare. Però sì, Alessandria direi delle partite di trasferta è stata quella dove più di altre, no? Avevi la sensazione questa la roba la porta a casa. C'è un altro pezzettino di Gerli, sentiamocelo al volo. In Serie C si vincono tante partite 1-0, si vincono tante partite soffrendo, dobbiamo imparare forse a soffrire un po' di più e portare a casa 3 punti. Abbiamo vinto la partita col Como, abbiamo fatto la classica partita di Serie C dove abbiamo sofferto poco e abbiamo portato a casa 3 punti. Non saremmo stati brillanti, ma conta vince con il calcio. Tutte le partite alla fine sono importanti, tutte portano 3 punti, con la Canarese che comunque è a pari punti con noi, sicuramente vincere questa partita ci può dare uno slancio importante. Potrebbe essere una partita simile a quella che poteva essere con la Juve, perché comunque la Juve essendo una squadra giovane, una squadra che concede, una squadra che attacca in molti, quindi secondo me non è una partita troppo diversa. Noi dovremmo essere bravi a sfruttare le occasioni e fare una partita difensiva perfetta. Ma noi, secondo me, affrontiamo comunque tutte le partite con umiltà e con la voglia di portare a casa i 3 punti. Non contano i numeri, non conta come ti metti in campo, conta l'interpretazione che dai al tuo calcio, insomma. Quindi, secondo me, se giochi a 3, se giochi a 4, giochi con 2 trequartisti o con un trequartista, sono solo numeri che alla fine non contano niente. Conta come interpreti la partita e come l'idea che hai di calcio. Abbiamo visto il 5 sulla tuta di Gerli, quindi ha preso lui il posto di D'Ambrosio. Così hanno risolto così, diciamo, alla fine. Però l'analisi che fa è interessante, cioè sulla Carrarese lui dice che potrebbe essere una partita simile a quella Juventus Under 23, perché in effetti la Juve Under 23, soprattutto nel secondo tempo, ha giocato un po' come gioca la Carrarese, un 4-2-4 praticamente, che con grande lavoro degli esterni, e in effetti i moduli si somigliano, lo schieramento potrebbe essere secondo me una partita simile alla Carrarese, però in casa, insomma, è anche quadrata, non è che si limita ad attaccare. No, è una partita molto a rischio quella di domenica, non è che non guardiamo che noi gli ultimi 2 anni ci abbiamo vinto tutte e 2 le volte.
Però una con gol di Cianci l'anno scorso, con gol di Cianci ci pare che sì, perché segnarono Passallo, poi pareggio e immediatamente dopo Cianci 2-1. Sì, sì. E che però secondo me davanti loro sono pericolosi, molto pericolosi. Quando dice Gerli la partita perfetta in difesa, si vuole sperare di portare a casa dei punti a Carrara, la partita in difesa deve essere perfetta, deve essere perfetta, sì, e ha ragione, insomma, e nelle ultime due gare almeno non è stato così. Vabbè, a Novara c'è stato un po' lo zibaldone, no? Cioè puoi fare la partita di Novara, puoi far vedere ai ragazzini della scuola calcio ai difensori di allora non così. Vedetevi questo errore, perché ci fu una specie di miscellanea di tutti i ruoli difensivi possibili a Novara. A Novara, nel momento in cui Serrotti ha sbagliato il gol del pareggio, sì, poi te hai preso il secondo, il Siena è uscito, sì, dal campo. È uscito, però uno può uscire anche, come dire, no, ha smesso di giocare, ma le partite si pareggiano anche assolutamente dal 2-0. Chi meglio di noi dopo la partita Arezzo-Siena dell'anno scorso può dire questo? Allora, noi ci lasciamo per pochi minuti di pubblicità e potremmo con l'ultima parte di Piazza Robur. Parlavamo, Lorenzo, fuori onda di queste questioni appunto legate alle prestazioni della squadra, no? E di come intravediamo magari anche in ciò che dice dal canto, di come lo dice, poi ha fatto la battuta, ora vorrei che dire, insomma, i tifosi sono anche arrabbiati di quest'ironia, ma insomma lo vediamo un po', come dire, un po' rassegnato, un po' negli anni che dice sempre è andata così, è così. A me dal canto, quando dopo la partita con il Pontedera andò in sala stampa e disse: io non so più che fare, l'ho provate di tutte, oggi si è giocato bene, però si è perso, sono messo dichiarazioni pesanti per un allenatore. No, perché se fosse giocato bene e si perse sicuramente, però un allenatore non può mai dire: io l'ho provato tutte, ora non so più che fare, perché è come un tirare i remi in barca. Sì, e la squadra ultimamente sembra rispecchi questo fatalismo. Vediamo sembra come va. Quasi galleggi, vivacchi, in attesa che succeda qualcosa, ma cosa vuoi che succeda? Sicuramente, se non va in campo, sicuramente sarà un approccio, diciamo, comunicativo, eh? Non è che noi vogliamo pensare che ora la cartellina se ne sbatte della roba. Però i segnali si danno anche con le interviste, non è che magari i giocatori le leggono, dici, no? C'è questo fatalismo che aleggia, e c'è anche un po', almeno per quanto mi riguarda, questa cosa un po' strana di come in annate passate, dove forse sulla carta partivamo con più vantaggio, è vero, c'erano squadre migliori, c'era il Livorno, c'era il Pisa, c'era il Piacenza, abbiamo incontrato, però quest'anno sembravamo così un po' più sotto traccia, diciamo, comunque un esperimento in divenire, ci sono state, non dico delle promesse che non si possono definire tali, però degli auspici un po' più netti sul fatto di conquistare la categoria, anche recentemente, poi Anadurio l'ha ridetto, quindi questo è un po' strano, no? Perché che dici? Ma secondo me ci si era fatti un po' tutti l'idea, compreso la società, ma compreso anche i bookmakers, che quest'estate, dopo l'unica squadra che poteva dare fastidio al Monza, avevano messo il Siena, insomma. Poi, come spesso succede in Serie C, è scappato la sorpresa Pontedera, che nessuno magari a inizio è proprio scappata, ce lo facevi, ora mi sembra abbia 7 punti più di noi, su di noi 7, sulla terza 6, però io dico, tutto il resto delle squadre del Novara sono Larra, tutte in quei 2 punti, sono tutte lì, ora dopo vedremo lì anche appunto i quadri, e quindi io dico, se non ci fosse stato il Pontedera, il Siena faceva un campionato da outsider, come sì, tutto il resto lo fanno in questo girone. Sì, insomma, infatti. E dunque, vediamo, allora, di questa Carrara, vediamoci anche il servizio di Veronica Costa, che parla della città, della squadra, insomma, di questa nostra nuova avversaria di domenica. Quindi vediamoci la clip fuori casa di Veronica Costa. Prima
prima sfida fuori casa del nuovo anno per la Robur, quella di domenica a Carrara. La Carrarese è la principale società calcistica della città toscana, celebre per il pregiato marmo bianco estratto dalle vicine Alpi Apuane. Il nome della città nella provincia di Massa Carrara deriva infatti dal celtico Caer, che significa pietra, a conferma del lontano rapporto tra Carrara e questo materiale. Sorta lungo le rive del torrente Carrione, divisa dalla vicina Massa da alcune colline, è l'ultima provincia della Toscana prima della Liguria. La società sportiva carrarese nasce nel 1908 grazie a un gruppo di giovani appassionati di calcio con i colori di maglia grigio e verde. Partecipa al primo campionato ufficiale nel 1919. La squadra veste per la prima volta la maglia azzurra il 10 ottobre del 1920 in un amichevole contro lo Spezia. Negli anni 30 gli azzurri si mantengono in prima divisione, mentre nel 1936 quattro atleti carraresi, Libero Marchini, Achille Piccini, Paolo Vannucci e Bruno Venturini, vengono convocati al CT della nazionale Vittorio Pozzo per l'Olimpiadi di Berlino, vincendo la medaglia d'oro. È proprio a loro che nel 2005 viene intitolato lo Stadio dei Marmi. Nel 1946 la Carrarese viene ammessa provvisoriamente nel girone A della Serie B per aver sfiorato la promozione nel 1943, anno dell'interruzione dei tornei per la Seconda Guerra Mondiale. In Serie B resta soltanto due stagioni, ma quegli anni sono ricordati con orgoglio dalla città. Nel 1955 la squadra si trasferisce all'attuale Stadio Comunale dei Marmi. Per tutti gli anni 80 e 90 la Carrarese rimane in Serie C, ma cambia la società con l'arrivo degli imprenditori Luciano Grassi e Gaspari Menotti. In panchina arrivano allenatori come Marcello Lippi, Luigi Simoni e Silvio Baldini. Nel nuovo millennio la Carrarese deve lottare per la salvezza. Dopo il cambio societario del 2008 e le tre volte sulla panchina di Rino Lavezzini e vari esoneri, la squadra torna tra i dilettanti dopo 32 anni tra i professionisti. Nel 2010 ad acquisire il 50% delle quote della società azzurra è la cordata VIP, composta dall'ex proprietario del Pisa Maurizio Mian, il calciatore livornese Cristiano Lucarelli ed il portiere carrarino e grande tifoso Gianluigi Buffon, portiere della Juventus e della Nazionale. La società viene ripescata in Lega Pro per la non iscrizione di molte squadre. I nuovi proprietari iniziano gli acquisti importanti e nel 2011 la squadra ottiene un nono posto dopo aver lottato molto per i playoff. Nel 2012 Buffon diventa azionista unico della società. Dopo anni altalenanti, nella stagione 2015-2016, Buffon dichiara di non essere più disponibile a proseguire da solo nella gestione societaria ed arriva così l'imprenditore edile romano Raffaele Tartaglia, che ne diventa nuovo presidente. Dopo pochi mesi Tartaglia dichiara però di voler rassegnare le dimissioni e dopo varie trattative nessun imprenditore è interessato all'acquisto, così la società viene messa in stato di liquidazione e dichiara poi fallimento. A salvare il futuro della squadra della città toscana è il sindaco di Carrara, Angelo Guzzubani, che insieme all'imprenditore Salvo Zangari e ad altri locali imprenditori del marmo fonda la nuova società, permettendo l'iscrizione al campionato di Lega Pro 2016-2017. Dopo pochi mesi Zangari si dimette e lascia la società in mano a imprenditori locali. Nella scorsa stagione gli azzurri con il mister Silvio Baldini hanno ottenuto l'accesso ai playoff, uscendo però al secondo turno. La Robur scenderà in campo allo Stadio dei Marmi di Carrara domenica 19 gennaio alle 17:30. A Carrara non hanno rifatto i seggiolini però, Sì, è vero. Invece a Siena non le fanno, e se disgraziatamente ti dimentichi di mettere un foglio di giornale sotto il sedere esci e sei grigio come... Però è anche vero che è l'unico settore aperto dello stadio di Carrara. Ah, è vero, da due anni è l'unico settore aperto, perché la tribuna aperta ci va solo la stampa, cioè, so, e il settore ospite, poi il resto è tutto pericolante. Ci fu anche l'enorme sfogo di Baldini l'anno scorso, no? Perché rischiò di giocare fuori, invece giocarono in casa con noi, ma perselo comunque. E vabbè, cominciamo a vedere un po' di quadri che c'è da vederne diversi. Vediamo intanto la classifica del campionato di Lega Pro Girone A, perché così possiamo vedere l'ormai lontanissimo Monza e abbastanza lontanina anche il Pontedera, e come abbiamo detto a 6 punti su Renate e 7 su Robur, Novara e Carrarese, che tra l'altro su Renate è come se ne avesse 7, perché avendo vinto lo scontro diretto ora è in vantaggio. Quindi insomma Pontedera messo molto bene, certo, per la gara, anche con noi per ora ha vinto, anche per ora con noi non dobbiamo andare a giocare là, ma insomma una festa, visto la tradizione terribile. Comunque dopo questo terzetto di quarte Robur, Novara e Carrarese c'è l'Alessandria, l'Albino Leffe
sorprendentissimo Albino Leffe, che a soli di 3 punti da noi, una squadra che sembrava dovesse lottare retrocessione, perse con noi in casa, dopodiché l'ha vinte, ha vinto un sacco di partite. Albino Leffe è anche una tradizione di Serie B, è stata tantissimo in Serie B, c'è un presidente fissato con la squadra di calcio, stanno facendo anche lo stadio di proprietà. Sì, è una squadra destinata sicuramente a far parlare di sé. L'Arezzo, che non ha approfittato di questo turno così facile, tra virgolette, aveva la Pianese in casa, ma niente da fare, ha pareggiato, quindi rinviato l'aggancio alla testa, insomma, le parti alte della classifica. Il Como a 26, poi Pistoiese, Juventus Under 23, Pro Patria e Pro Vercelli tutti a 24 punti, Pianese e Lecco a 20. Lecco ha fatto un bel recupero perché qualche giornata fa era invischiato tra il penultimo posto, invece ora è risalito. La Pergolettese 19, Gozzano 18, Olbia Giana 13 e 11, insomma sono lì che boccheggiano, diciamo. L'Olbia tra l'altro sarà il nostro prossimo avversario, cioè prossimo avversario dopo Carrara, che ci sarà il recupero, comunque lo vedremo. Vediamo anche il prossimo turno, quello si giocherà domenica, la 22esima giornata. Renate Alessandria, Pianese Giana, Gozzano Pistoiese, Albino Leffe Pro Vercelli, Juventus Under 23, Arezzo, Monza Como, Olbia Pontedera, Pergolettese Pro Patria, Lecco Novara e Carrarese Robursena. Allora, a parte Carrarese Robursena, è chiaramente un incontro di cartello, perché due quarte che si scontrano, cosa vedi di interessante? Forse Renate Alessandria potrebbe essere una partita che dice molto. No, sì, Renato Alessandro è un altro scontro di alta classifica. Pianese Giana è una partita per la Pianese fondamentale. È un'occasione per staccarsi. E poi per il resto ci sarà Juventus Under 23 Arezzo, anche l'Aretini faranno la protesta di non andare in trasferta. Vabbè, Alessandria. Poi una specie di derby Monza Como. Sì. E poi un testa coda Olbia Pontedera, e se Pontedera dovesse vincere anche a Olbia, il discorso diventa un problema, insomma, ecco. Poi ricordiamo che la 20esima giornata, un po' come quello che se lo è per far dispetto alla moglie, la Lega Pro ha fatto sciopero, è stata neanche presa in considerazione minimamente dal nostro governo. È stato un errore, secondo me, lo sciopero, so. Perché tanto, cioè, se non gioca la Serie C, lo sai a chi importa? A Eleven Sport, relativamente. A nessuno. Fare una protesta del genere, sai, se lo fa la Serie A dice non giocare, se lo fa la Serie A, ma la Serie C deve trovare altre forme, sono d'accordo, quella di non giocare. No, ma poi questa cosa si ritorce contro le 20 squadre del nostro girone. Infatti vediamo il cartello del recupero, che gli toccherà tornare in campo mercoledì dopo la partita contro, che giocheremo a Carrara. Il mercoledì successivo ci sarà in un orario assurdo, fra l'altro, mentre abbastanza l'Olbia assurdo. Gioca sempre alle 15, la Lega ha imposto di giocare alle 18, quindi credo che il Siena debba tornare in nave perché non prende l'aereo, probabile, il recupero della 20esima giornata ci sarà mercoledì 22 gennaio. Albino Leffe Pistoiese, Lecco Arezzo, Olbia, Robursiena, Pergolettese Como, Pianese Provercelli, Carrarese Pontedera, Gozzano Alessandria, Juventus Novara, Monza Pro Patria e Renate Giana. E qui per la Robur potrebbe essere, se dovesse fare risultato a Carrara, magari nell'impeto, nella trance agonistica. All'inizio del campionato avere due trasferte in 3 giorni è una festa. È una festa, veramente. Però ora diciamo, insomma, che 4 punti sarebbero un bel bottino. 4 punti non sarebbe affatto male, dai, diciamo, insomma, ci potremmo mettere la firma. Comunque questo è un campionato, come abbiamo già detto molte volte, talmente assurdo, insomma, ci possiamo aspettare anche sorprese un po' da tutti i campi, insomma, non è una cosa così difficile che possa accadere, insomma. Il Pontedera vince sempre le partite nell'ultimo minuto. Sì, anche domenica ha vinto una partita al 94esimo, perdeva 1-0 tra l'altro, però insomma si vede proprio, è proprio la sua. Gli gira veramente tutto bene, come a Siena, cioè gli gira veramente tutto bene in questo momento, però siamo alla 20esima. A Siena furono veramente molto fortunati. Comunque abbiamo fatto 2 chiacchiere con Lorenzo Mulinacci, è stato un piacere. Spero sia stato anche per i telespettatori. Noi vi aspettiamo per giovedì prossimo, tra l'altro torneremo, che sono state giocate ben due gare, quindi ci avremo un sacco di cose da dire. Grazie a Lorenzo Mulinacci di essere stato con noi. A te. E forza Siena, e mi raccomando, non mollate, continuate a seguire questa squadra e a sostenerla per quanto possibile, insomma. Arrivederci.